l'onorevole Renato Brunetta, ministro senza portafoglio. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarle lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo delle nazioni. Lei è un maestro della pasta e fagioli, no? Cioè lei fa benissimo la pasta e fagioli. Come si fa la pasta e fagioli? Soffritto, cipolla, sedano, carota, prezzemolo, sera prima a molla, o se non c'è la sera prima con un po' di bicarbonato, ma sera prima bollotti, soffritto, si aggiungono i fagioli mollati, si aggiunge acqua, rosmarino, una patata, perché se ne deve dire amalgama e amido, quando il fagiolo è cotto, si rimette la passata di due terzi dentro in modo tale che venga dentro un bella crema e poi è scelta la pasta. Io preferisco i martagliati, possibilmente fatti in casa nel frattempo mentre cuoce, martagliati, pomodoro pelati, pelati, e se vogliamo può essere olio ovviamente nel soffritto, poi si aggiunge pepe, sale, si controlla, la patata ovviamente si passa, e i mal tagliati, se poi uno vuole essere un po' ricco, mi viene la parola, un culetto di prosciutto cotto. No, le domande deve farle, mi scusi, le domande. No, le domande deve farle al microfono, se no non la sento. Ma è una domanda, mi deve fare una domanda. Qual è, non la sento, no, lei fa una considerazione, mi faccia una domanda. Chi è lei intanto, mi scusi? Mi dice il suo nome, mi dice il suo nome, e di quale giornale? Di quale giornale, mi scusi? Non lo conosco. Allora, prego. Altre domande? No. 4 miliardi e mezzo, lei dice non è vero, insomma, che l'Italia ha perso 4 miliardi e mezzo. Continui a dirlo. No, non lo dico io, leggo io. Ma se leggono tante cose, sa, anche sui suoi 5 milioni di euro di profitto legittimo. Ha ragione, legittimo. Io sono curiosissimo. Anch'io sono. C'è una differenza con l'Italia, che io faccio guadagnare la mia. Ma no, veramente, invece basta saperlo. Basta saperlo. Che ci vuole trasparenza, sì. E allora i 4 miliardi di cui parla io sono veri, sì. Mentre i suoi sono veri e sono legittimi, e ho detto che sono legittimi. Guardi, io che sono vero e non vero non posso dirlo, pensi, perché ho un contratto con la RAI, lei con sua vigilanza dovrebbe tutelare questa azienda, che mi vincola la riservatezza. E allora questa è contro legge, no? Aspetta, è contro legge, sì. E quindi io non vado contro la mia azienda, e però c'è una legge dello Stato. L'azienda vuole darle i dati, allora sono pubblicati tutti. No, l'azienda deve dare, però le dicono, c'è una legge dello Stato che obbliga la RAI a rendere pubblici tutti gli stipendi di tutti i suoi. Ok, ora rispondo. Prego. Io sono orgogliosissimo. Anch'io. Di quello che guadagno, perché venendo da una famiglia normale so e conosco il valore del denaro. Sono orgogliosissimo di restituire il 50% di quello che guadagno. Tasse, in tasse, e non ho nessuna denuncia per frode fiscale. Come tutti gli italiani. Non ho nessuna denuncia per frode fiscale. Terza cosa, questo programma. Ma aveva detto che il pubblico non era di parte. No, io penso che il pubblico sperasse che non arrivassimo a questa domanda. No, ma questo è un altro discorso. È lei che l'ha provata. Io parlavo dell'Italia, no, come economista. All'Italia, come economista, non di quanto guadagna lei. È un asset all'Italia, è un bene del paese. Anche la RAI è un asset nazionale. Anche certo, la RAI va protetta. Anche la RAI è un bene del paese, certo. Comunque e perché se la prende tanto? Ma se non se la prende? Perché se la prende sono tanto? Sono così contento. Mi chiama la crack. Mi chiamo la crack, sto parlando con lei. Ma chi chiama? Ma sì, va bene. Mi preme dire al pubblico che questo programma è interamente
proprio così. Allora, non faccia, è proprio così. Prego il direttore generale di dare tutti i punti. Non è proprio così. Non è proprio così. Non è così. Comunque, la trasparenza serve proprio. La trasparenza. E siccome io ho chiesto, non è così. Possiamo cambiare il discorso. Certo, mi faccia finire. Però mi faccia finire. Io ho chiesto a Gubito la trasparenza di tutti gli stipendi e di tutti gli emolumenti di tutti i dirigenti e di tutte le star della RAI. Sono sicuro non che mi ha dato ancora questi dati. Lì c'è una legge che lo prevede. Sì, guardi, io... C'è una legge che lo prevede. Guardi, e Gubitosi non può dire di do o non di do. Però io c'è vede, una legge. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Io su certo. Questo non posso mai essere d'accordo con lei perché sono RAI da 30 anni e penso che... Io sono italiano da 63. Ha vinto lei. Però... no, basta. Però, ripeto, io credo che la RAI... anche da questo punto di vista l'azienda sul mercato rivelare continuamente conti, soldi, scelte non faccia bene a questa azienda, ma questa è un'opinione mia, non dal punto di vista economico. Però vediamo una cosa, facciamo la nostra conversazione sulla trasparenza. Non è mai stato sposato? No. Ma come mai? Non è capitato. Due volte volevo io, due volte non volevano loro, quattro diverse e non è andata. L'Italia è un grandissimo paese, fatto di tanta gente per bene che lavora tantissimo. Oggi al Salone del Mobile ho trovato un pezzo di Italia straordinaria, tanti lavori dipendenti, lavoratori autonomi, tanti anche dipendenti pubblici, tanti lavoratori. Perché lo dice con quella faccia, tanti dipendenti pubblici? Perché quando la vedono mi piacerebbe, magari... No, mi piacerebbe che fossero il fiore all'occhiello del paese, e così lo sappiamo tutti. In realtà abbiamo cercato negli archivi, ma in tutte le foto ufficiali che ora mandiamo, lei è tra la Meloni e la Prestigiacomo. Dopo si è spostato, però nella foto, la foto ufficiale, quella seduta, ero tra le due. Ah, quindi era come se eravate seduti? No, prima eravamo in piedi purtroppo. Ma poi avevano anche i tacchi le infami. Ha detto una bestemmia. Oddio, mi spiace. Allora, Giacomo Brodolini, un ministro del lavoro, il padre dello statuto dei lavoratori. Morì di cancro mentre stava facendo approvare una legge fondamentale per i diritti dei lavoratori. Mi dispiace molto. E guardi, io ho diretto per 20 anni la fondazione dedicata a questo grande italiano e mi dispiace che proprio una persona sensibile come lei abbia detto ma sicuro, la mia era una battuta, massimo rispetto. Ma non lo conosco. No, non lo conosco, ammetto, e la prego di cambiare tono. Anche lei? Ha capito? Anche perché lei? Io sono gentilissima. Anch'io? La prego di cambiare tono. Anche lei? Bene, cambiamo tono. Cambiamo tono. Bene. Amici di Facebook, buongiorno. So che siete in tanti. Questa è la prima volta che mi rivolgo a voi. Grazie intanto di esserci. Io finora non ho fatto niente per colloquiare con voi. Da adesso, se vorrete, potremo parlare un po' insieme.